Martitalia, buongiorno, benvenuti alla puntata odierna in cui vi raccontiamo il paese che non si ferma. Oggi incontriamo Tony Siino, un consulente della regione siciliana. Cerchiamo di capire, buongiorno Siino, cerchiamo di capire che cosa ci insegna questa emergenza Covid. Per quanto riguarda la comunicazione che la regione siciliana fa verso i suoi cittadini. Buongiorno. Buongiorno, beh, sicuramente c'è una grandissima attenzione nei confronti dell'informazione istituzionale, non che in passato non ce ne fosse, però in una situazione di emergenza, i cittadini fanno sicuramente un riferimento a quelle che sono le istituzioni, intanto per apprendere dal bollettino giornaliero quale sia la situazione dell'evolversi dell'epidemia e poi con l'emanazione di ordinanze, decreti, con la predisposizione di modelli di autocertificazione, sono stati anche tanti. È chiaro che il cittadino cerca di informarsi e di rimanere il più vicino possibile alle regole, al rispetto delle regole, quindi la pubblica amministrazione da questo punto di vista è sicuramente un punto di riferimento. Ecco, avete potenziato l'attività dei social oppure avete cambiato qualcosa nel parlare al cittadino? E poi, ultima domanda, nota che sia cambiato il rapporto tra, in questa emergenza tra i cittadini ed una pubblica amministrazione? Allora, in realtà noi avevamo già 5 canali attivi come regione sui social che fanno un po' da contorno, da contesto al sito web della regione, al portale su cui vengono pubblicati gli aggiornamenti, le ordinanze e quant'altro. Poi c'è Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube che sono appunto i nostri 5 canali. In realtà erano già attivi e funzionanti. È chiaro che durante la comunicazione dell'emergenza si è spostato decisamente il focus dalla comunicazione di quelle che potevano essere le attività del governo e quello che accadeva, insomma, che potesse essere di pubblica utilità per i cittadini siciliani, alla comunicazione dell'emergenza. Quindi di una cinquantina di aggiornamenti settimanali che facevamo sulla nostra pagina Facebook, adesso circa il 90% è proprio legato al coronavirus, tra bollettini, dirette Facebook, video e comunicazioni relative a novità da un punto di vista normativo. Ovviamente abbiamo potenziato la risposta a quelli che sono i messaggi diretti che arrivano, spesso rispondiamo anche di notte, adesso il ritmo dei messaggi è superiore a 300 messaggi al giorno, quindi capirà che è sicuramente uno sforzo importante quello di cercare di fornire risposte e spesso anche complesse perché le norme a volte sono contraddittorie tra di loro, quindi non è sempre facile fornire una risposta. Quello che è cresciuto è sicuramente il picco dell'attenzione da parte dei cittadini. Le do qualche numero di riferimento. Nell'ultima settimana abbiamo avuto più di 1,5 milioni di interazioni sulla pagina Facebook, sono cresciuti anche i follower che sono adesso a oltre 150.000, quindi siamo quasi al raddoppio dei follower e lo stesso è accaduto anche sulle altre piattaforme, segno che comunque i cittadini si informano e le piattaforme social sono sicuramente un luogo dove si ritrovano i cittadini e quindi l'amministrazione va lì proprio per incontrarli e per comunicare con loro. Ce la faremo ad uscire vivi da questa emergenza, anche con un rapporto rinnovato tra pubblica amministrazione e cittadini, anche tramite l'uso dei social? Ce la faremo? Beh, ovviamente non sono tutte rose e fiori, come puoi immaginare, i cittadini a volte protestano, si lamentano per alcune criticità oppure perché non condividono a volte anche l'approccio del governo, anche se noi come regione abbiamo ovviamente un ambito limitato. Bisogna rimanere ottimisti, tante volte nella storia ci sono state delle epidemie, probabilmente il vantaggio che abbiamo oggi è proprio quello
di avere intanto una valida base scientifica per affrontare un problema come questo e anche dei canali di comunicazione che fanno sì che quelli che sono i buoni comportamenti e le regole per minimizzare il contagio vengano diffusi. Quindi ce la faremo sicuramente, è soltanto una questione di tempo e speriamo che questa crisi sia anche un'occasione per rimmaginare, così come sarà necessario rimaginare l'economia e il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, basandolo su una maggiore efficienza e su canali più veloci. Grazie. E questo dialogo così stringente e così vicino tramite i social con la pubblica amministrazione fa sì che la pubblica amministrazione possa anche recepire in minor tempo, anche in situazioni di emergenza, i vari suggerimenti che i cittadini ci danno. Grazie molte. Smart Italia torna domani. Grazie, arrivederci. Grazie, buongiorno.